Alla presentazione del trofeo d'Ossena siamo con Davis Mangia. Allora, Davis, da quando ci siamo visti la prima volta, un po' di anni fa, all'Atletico, è passato un po' di tempo, un bel pezzo di strada hai fatto, ti sei tolto grande soddisfazione, è arrivato in nazionale ed è solo un pezzo di strada. Ah sì, speriamo di. Bisogna sempre migliorare, quindi si punta a migliorare sempre. Adesso abbiamo un appuntamento importante tra ormai un paio di mesi, anche meno, e vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Tu hai partecipato al Trofeo d'Ossena anche lo scorso col Varese, che torneo ti sembra, un tuo parere? No, ma sempre il torneo. Guarda, io ti posso dire questo: noi 2 anni fa, quando abbiamo ricevuto l'invito, eravamo a Varese, per noi eravamo onorati di aver ricevuto l'invito del Dossena, eravamo contentissimi. Purtroppo poi ci siamo arrivati un po' cotti perché rispetto ai programmi non avevamo previsto di arrivare alla finale italiana con la squadra. Quasi campione d'Italia. Sì, però non avevamo previsto di arrivare fin lì e infatti siamo arrivati poi a fare il torneo in condizioni un po' deficitarie. Comunque tu da sempre lavori bene con i giovani, ti trovi bene in questo mondo o comunque il fascino dei top team ha sempre il No, suo canale? guarda, ma quello sì, ma importante lavorare sempre con il massimo entusiasmo, qualsiasi cosa si va. Noi dobbiamo fare bene l'europeo e io sono concentrato al 100% solo su quello, non sto pensando a nient'altro. Poi ci sarà il tempo di fare tutte le valutazioni del caso. Come detto, fra poco l'europeo, Inghilterra, Israele e Norvegia, quale secondo te è l'avversario più tosto? Ma siamo rimasti in 8, quindi tutte secondo me sono di alto livello, quindi è inutile far previsioni, che poi non si fa le previsioni in genere, non si indovinano neanche. Sono 3 avversarie pericolose, l'Inghilterra per storia non c'è bisogno neanche di nominarla, Israele è il paese organizzatore, il paese ospitante, quindi ed è una squadra che vorrà sicuramente far bene davanti al proprio pubblico. La Norvegia è una squadra che ha eliminato la Francia, che a detta di tutti era la squadra una Importante. delle più importanti, insomma. Quindi comunque si va con l'obiettivo di vincere. Si va con l'idea di andare a vivere un sogno e poi vediamo a che punto ci sveglieremo.